Guarda di piazza! Fermo! 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 Guarda di piazza! Mani in alto! Mani in alto! Fermi tu! La Guardia di Finanza di Piacenza ha arrestato 6 persone, mentre una è ancora latitante. Le indagini sono partite da una segnalazione dell'americana DEA, l'agenzia antidroga statunitense, che era sulle tracce di un traffico internazionale di fentanyl. Le fiamme gialle sono così arrivate ad un pluripregiudicato piacentino che era al centro di questo traffico di import-export illecito. La droga veniva fabbricata in Cina e spedita a falsi indirizzi negli Stati Uniti. I pagamenti avvenivano attraverso criptovalute. In America gli arresti sono stati 11. In totale si è risaliti a circa 100.000 dosi confezionate di fentanyl dal valore complessivo di oltre 250.000 euro. Inoltre, a casa del piacentino è stato trovato un laboratorio per la fabbricazione di monete elvetiche. Venivano portate in Svizzera nascoste nel doppio fondo di auto e nelle batterie dei monopattini elettrici e riciclate in sale gioco o ATM automatici. Erano fatte così bene da ingannare i sistemi di controllo delle macchinette cambiavalute.